Lavorare insieme per giungere alla pari dignità tra le vittime innocenti di reato. È questo il messaggio lanciato dalla Fondazione Polis della Regione Campania al convegno Diritti e Bisogni della Vittima di Reato, tenutosi alla Biblioteca di Castel Capuano in Napoli e dedicato alla memoria dell'avvocato Antonio Metafora, vittima innocente di Camorra. Il convegno apre le celebrazioni per il 15° anno di attività di Polis, inaugurando un ciclo di incontri. Ascoltiamo al riguardo il presidente della Fondazione, Don Tonino Palmese. Le istituzioni hanno bisogno di dare ai numeri, alle cifre, alle statistiche, poi quell'empatia necessaria per potersi incontrare autenticamente con le persone, in modo particolare con i familiari delle vittime che necessitano di tanta comprensione e di tanta accoglienza. All'incontro è intervenuto anche Raffaele Marino, già sostituto procuratore presso la Corte d'Appello di Napoli e collaboratore di Polis. Passato il momento importante del fatto, dell'omicidio, del ferimento, quello che è, poi restano invece le vittime, i parenti, gli innocenti con i loro problemi e nessuno che gli dà una mano. Sull'impegno della Regione a favore delle vittime ascoltiamo le parole dell'assessore alla sicurezza, alla legalità e all'immigrazione della Regione Campania, Mario Morcone. Siamo molto orgogliosi come Regione Campania di essere i primi in Italia ad aver avviato questa iniziativa. È chiaro che l'idea, e non solo l'idea, ma anche il progetto è quello di essere a fianco alle famiglie di coloro che sono vittime di reati e non solo. All'evento, coorganizzato con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, dell'Ordine dei Giornalisti e dell'Ordine degli Psicologi, hanno preso parte anche esponenti del mondo della magistratura, dell'associazionismo e delle università. Ascoltiamo Ottavio Lucarelli, presidente dell'Ordine dei Giornalisti, e Simona Scotti, componente della Commissione Minori del Consiglio degli Avvocati. Questo convegno è anche da stimolo per tutto il mondo dell'informazione. Le vittime, i familiari delle vittime, i dimenticati. Ecco, su questo terreno l'informazione deve lavorare affinché non siano dimenticati. L'ordine è vicino, è sempre stato vicino, è sempre stato vicino alla famiglia Metafora, sempre stato vicino alle vittime. Al convegno, inoltre, ha preso parte anche il procuratore generale della Corte d'Appello di Napoli, Luigi Riello. La giustizia, che non può essere qualcosa di occasionale, e che nei confronti di coloro che subiscono reati non può fermarsi a parole di commiserazione, ma come la Fondazione Polis sottolinea oggi, ha bisogno di gesti concreti di supporto